Cuore giallo blu, Torino vince, si porta sul 2-1 questa partita di playoff importante contro Trento, una partita clamorosa. Abbiamo con noi Stefano Mancinelli che ha fatto dei numeri pazzeschi del terzo quarto. Sì, all'inizio non mi sentivo molto bene, ho avuto un problema un po' alla testa, però Cuba ha fatto, oggi sono stato l'MVP, ha fatto una partita incredibile. Poi ovviamente tutti quanti, però Cuba oggi l'ho visto bene, se abbiamo lui in queste condizioni possiamo andare avanti. Posso aggiungere che anche Evangelisti ha fatto veramente una grandissima partita, per non togliere meriti a nessuno, quando batti Trento devi giocare al 100%. Domenica ci sarà un'altra partita, tra due giorni cambierà tutto oppure rimaniamo su questa linea che a noi piace? No, beh, ma Eva, io non ho parlato solamente di Cuba, perché Cuba mancava da due mesi, un mese, Eva sta giocando sempre bene, quindi era ovvio, era scontato. Cuba comunque è rientrato oggi, quella scorsa, e ha fatto oggi una partita, secondo me, incredibile. Sto all'MVP mani basse. Noi, sicuramente questa investitura sarà gradita a Kuba Wojciechowski. Infatti lui gioca, diciamo, ha fatto 12 punti nel primo tempo, poi si alterna, entra Mancio nel secondo. È stata una difesa completamente diversa per Trento, giocare su due giocatori diversi, oggi entrambi efficaci, e quindi noi ci crediamo tanto adesso. Sì, ma tipo, se giochiamo così, secondo me facciamo fatica a perdere. Se giochiamo di squadra con le palle, anche se non si può dire, noi facciamo fatica a perdere. Il problema è che dobbiamo avere gli stop come abbiamo avuto in gara 2 o gara 1 con Biella, o scusa, gara 4 con Biella, che erano lì che stavano rischiando. Se giochiamo come sappiamo, con la difesa forti, facciamo fatica a perdere. Sappiamo che Mancio oggi è stato preso d'assalto come sempre, maglietta o torve, così non lo torturiamo più. Un grazie da parte di tutta Torino, grazie. E soprattutto da lui. Un abbraccio, Mancio. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao.